Mi metto al corrente che sarà un caso, chi lo sa. Dopo quello che abbiamo visto, in questo momento ci sono due auto, una cinofila e una Subaru della Guardia di Finanza, tre auto della Polizia Locale, un dispendio di forze dell'ordine importante. Sarà un caso che è proprio intorno e vicino a noi, chi lo sa. Chi lo sa, però resta il fatto che questa è la situazione. Quindi vi metto al corrente anche di questo. Per non sapere né leggere né scrivere, noi stiamo in diretta delineando che cosa è successo. Che venga programmato proprio qui fuori un'operazione mi sa un po' strana. No, è strano. No, ma è strano che proprio qui fuori venga fatto un briefing per un'operazione importante tra Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Può darsi, no? Perché potrebbe essere una pressione psicologica. Sbagliano loro. Tu l'ho visti tutti anch'io? Anche voi? I servizi sociali? C'è qualcuno con cui scritto psichiatra? Che le mie clienti bufami, le più mi fanno perché io sono andata dallo psichiatra. Provare come intronetta. No, ma è stato interessante che sia stato fatto proprio qui a ridosso del nostro presidio. Realmente una valutazione di azione fatta qui fuori. Però dai, non c'era prima il giubbottino con la striscia quando siamo passate noi, ci ha seguito, ci ha guardato e si è messo al telefono. Poi c'era un punto che si voleva passare questa guardia di finanza e poi ci ha chiamato e Allora, detto, che io ero lì con la mia no, mamma. chiariamolo ragazzi, che qua si sta parlando di apolidia, stato giuridico, cittadini, perché qui mi sa che si è perso un po' il focus della situazione. Dopo 7 minuti, 7 la ritornò come la stessa. Ora Esatto. ritornano un po' questi. Uscito i fogli dell'Istana. Aspetta, però, che c'è sta donna, magari Chi ci sarà. c'è? Chi c'è dentro? Io. Ah no, sono Prova di passati là. di là, sono passati di là. Vado vera. Chi è Che senso capretto ha questa avuto? pomacchina? Io ora vado. Sì, c'è anche la donna. Adesso questo. No, è un quarto d'ora fa. Dai, ma quel film lì. Ragazzi, stiamo parlando di leggi o stiamo parlando di altro? Mi sono persa da qualche parte, stiamo parlando di legge. No, è l'impiego di denaro per questo. È impressionante. Tranquillamente con tutte le soluzioni che gli tra l'altro gli hai dato tu, Ma ormai sai se quando posso spendi spendere quello quello degli degli altri. altri. Ma il chat si gira dov'era? Da qualche Ci parte c'è siamo adesso persi qualcuno che parla in chat. qualche azione, È arrivata qualche passaggio. sì, qualche altro giornalista di non si sa chi che ha iniziato a fare cose. Chi è rimasta giù per Vignali, polizia municipale? Visto che siamo qua tutti riunite, no? E prima abbiamo fatto due conti di cosa hanno speso per il Ah, mangiare.
Tiziano, ho aperto il microfono visto che hai alzato la mano. Ciao Vale, non volendo, buongiorno a tutti. Non volendo, si è alzata la mano. Sì, ti seguo, un abbraccio a tutte e a tutte voi e a tutti voi. Grazie, grazie. Ciao, ti voglio bene. Grazie, grazie. Non state al centro. Cominciate a salutare. No, no, tu no. Quando vi guardano con insistenza, cominciate a salutare. Visto che c'è da passare il tempo, cominciate a salutare. Quando fanno così, poi cominciate a salutare. Ciao, ciao, ciao. No, ora non esageriamo. Amici, abbracci gratis. Gli amici erano solo gli abbracci di do solo a chi dico io. Esperienza in Prunetta, amici. Amici. Buon ponte, no? Posso salutare, salutare volentieri buon tutti. Amici. Buon ponte. Ciao. Buon ponte. Ma non me la fa bene. Mi tengo qui con noi. Ah, Paola, aspetta. Paola, ti ho aperto il microfono. Grazie, intanto volevo salutarti. Avete bisogno di qualcosa per delle mantelle? Io forse ho due sacchi a pelo, no, no, quelli che si possono arrotolare. Avevamo letto, però no, al momento c'è bisogno di qualcosa, perché c'è anche Alessandra. Che c'ha... Abbiamo? Presenza, presenza, come sempre, come in tutti i presidi, presenza. Lo so, io spero di venire accompagnata da mio marito almeno domani mattina. Non so come farò, mi farò, vediamo. Però sono disponibile la mattina. Sì, sì. Ecco, vediamo. Va bene. Un abbraccio, un abbraccio. Ciao. Ciao. Ah, sì, sì, cosa sì. Ah, vuoi ancora? Basta, ci siamo l'ultima volta, se no vai a piedi. Io dovrei andare a fare la pipì. Ma questo è un momento dove... Non è il caso che io mi allontani. È una situazione troppo molto strana, troppo molto strana. A causa di queste persone io non posso fare la pipì. È giusto? Non è giusto. Non è giusto. Sappiatelo, sappiatelo. Voi che mi state tenendo qui. Anche questa, non c'è libertà. Nemmeno per fare la pipì. La libertà nemmeno di fare la pipì. Li teniamo con noi, non si sa mai. Ma no, ma Vale, sai, secondo te, dividendo qua, qualcuno ha fatto la soffiata che volevano venire a fare casino, allora loro sono in protezione. Eh sì, è probabile. È quello delle bombe carte dell'altra sera, che ha detto io li butto anche lì. Ah, vi mettiamo al corrente che quello che è successo del furto delle targhe ad Este è stato messo in conoscenza dei cittadini come una bomba carta. È stato fatto per davvero? Sei sicura? Perché? Vabbè, io ti posso dire quello che voglio. Diciamo che la spiegazione di quello che è successo ci può stare una bomba carta.
è successo. Allora, la signora, ci conosciamo, perché insomma, vabbè, avendo un locale io, avendo un locale lei, era molto affranta. Ho detto, ma cosa mi è successo sabato, ero lì con l'operazione, e fa, sì, dice, tutta cosa, dice, perché veramente siamo proprio nel mirino, ha detto. Sono napoletani. E loro sono convinti che ce l'abbiano con loro. È vero, non è vero, magari beghe fra... con X... Ma perché sono successi altri episodi? Sì, ho sospetti, robe varie, però dice non erano arrivati a tanto. E dice hanno messo tu. Ma dice non hai sentito niente? Dico no, io no, avevo un locale che era pieno di gente. Ma a che ora? Una baraonda. E allora gli ho chiesto alle 10:20. È stato. Ma che strano. Ma dice è stato un boato, dice mi dico l'hanno sentito chissà dove. Sì, sì, sì. E allora, allora siete stati spiegati, cioè si vede che hanno... Coincidente. Non lo so. Fatto sta che... Coincidente. Ci sta, ci sta. Ci sta. Ma sai cosa? Mi sono tarda strana, magari sono due... Capito? Può darsi. Per questo ho precisato prima che era cibo. Forse è per questo che è arrivata la quota di finanza. Hai capito quale vita ci nofila? Forse è per quello. Avevano già chiamati, ormai forse per quello. Ma c'erano anche dei ragazzi che guardavano nelle macchine, hanno detto che non è che sta a pagare il parchetto. Vedo? Tutte cose, se colleghiamo. Capitan Endemond, ti apro il microfono. Pronto? Ciao. Ciao. Ciao bella, come stai? Bene, chi è? Io ti seguo da un sacco di tempo. E in pratica questa è la prima volta che voglio proprio parlare con te, perché tutto quello che fai c'ha un sapore di verità e di bontà, e quindi in pratica questa cosa è bellissima che stai facendo, lo sai? Ti ringrazio tanto, ti ringrazio. Sì, una volta t'ho mandato un messaggio quando eri un po'... eri un po' giù e gli ho detto e ti ho scritto, ma dai Valentino, con quel bel sorriso non ti posso vedere così giù, mi fa veramente male. Ma ti ringrazio, ti ringrazio per quel messaggio al quale probabilmente non sono riuscito a rispondere. No, penso che adesso non mi ricordo se mi avevi risposto oppure no, però in pratica ho visto che forse questo messaggio, forse il mio messaggio un po' ti ha aiutato, perché ho visto che dopo un po' ti sei proprio ripresa, hai ripreso a sorridere, insomma bellissimo, capito? Quindi sono stato molto contento. Mi appartengono questi momenti di delusione quando accadono cose come quella di stamattina, dove l'assurdo diventa realtà. Però poi tutto passa immediatamente, perché nulla mai potrà togliermi il sorriso, la felicità e la gioia che mi appartiene. Quindi... Ma vi stanno trattando male là? Al momento ancora no, diciamo che era previsto un agguato alla mia persona nel momento in cui mi avvicinavo alla tribuna. Quindi... Lo sai? Dimmi. Pronto? Dimmi, ti ascolto. Aspetta che... In pratica mi hanno fatto saltare tutto, stavo a parlare con Valentino. No, pronto? No, mi sento. Ecco, adesso mi senti? Ah, scusami Vale, perché mi è arrivata una telefonata e ho cercato di toglierla. Senti, e ti volevo dire... Comunque, non ti devi preoccupare, perché tanto poi alla fin fine vinceremo noi, quindi non ci dobbiamo preoccupare di loro, perché tanto sta crollando tutto, quindi siamo contenti, perché tutti quelli che hanno creduto che in pratica ci sarebbe avvenuto un'evoluzione, no, in questa situazione, tutti noi che da tanto tempo in pratica seguiamo l'evoluzione anche a livello cosiddetto legale, no? Come hai fatto sempre tu, no? Attraverso i documenti, il cittadino, la persona e tutto il resto, no? Ok? E come stanno facendo tante persone
che si stanno interessando, perché comunque adesso di divulgatori della verità ce ne stanno sempre di più, no? Giusto? Che ne pensi tu? Allora, diciamo che alla teoria che tutto sta crollando, ti sono sincera, io non ci credo, e la dimostrazione di questo è che la possibilità, non intracciate il passaggio ragazzi, è che la possibilità e l'eventualità che nonostante io abbia agito in comunicazione legale, avendolo preventivamente comunicato a ufficio di gabinetto e questura, si palesasse la possibilità di non farmi entrare con la forza. Quindi questo per me è chiaro che non sta crollando niente, anzi si sta addirittura arrivando all'eccesso, perché io più tardi leggerò che cosa decreta la legge rispetto all'accesso ai tribunali, e quindi non esiste che mi venga privata l'accesso a un tribunale, non esiste assolutamente. Senti, ma secondo te Valentina, secondo te i tribunali sono aziende o sono i tribunali dello Stato? Allora, l'ho spiegato più volte questo concetto. Io non concordo con chi racconta che l'Italia è un'azienda e gli ospedali sono un'azienda e il tribunale è un'azienda e la scuola è un'azienda. Io ho chiarito il concetto e ho detto che la volontà è che con gli ulteriori consensi, cioè con l'identità digitale e la conversione in legge della stessa, verranno definitivamente convertiti in aziende quelle situazioni come un tribunale che al momento sono sia carne che pesce. La differenza chi la fa? Il cittadino, come sempre, nella consapevolezza che dagli anni 60 questo è stato implementato, e cioè che tutto diventi privato, e la conferma l'abbiamo perché all'entrata del tribunale c'è una polizia privata assieme alla polizia di Stato, ok? Ci dice come vi ho fatto toccare con mano con un documento dell'ospedale, dell'atto di nascita, che attualmente tutte le condizioni sono un po' e un po'. La differenza la fa il cittadino, la persona che in questo momento in coerenza applica la legge, ma in coerenza. Allora, quello che a me conferma è che nel momento in cui io entro in coerenza in un tribunale, come ho già fatto, si crea il precedente per il quale un tribunale non può più essere visto come un'azienda privata. Questa è la conferma che io vi posso dare rispetto a quello che ho sempre dichiarato. Ancora siamo e quindi carne e pesce. Punto. Perché e quindi in pratica tutte queste situazioni, aspettami. Chi vi ha raccontato che è l'Italia è un'azienda che è dentro al registro, questa dicitura, questa denominazione viene rilevata da un'ulteriore azienda privata. Quindi di che cosa stiamo parlando? Del nulla. Del nulla. Il dato di fatto è che se io voglio essere un cittadino libero, ho ancora altro pochissimo spazio per farlo. In questo momento, e come è successo in altre occasioni, tutti dovevate fermare la vostra vita. Tutti. Ora mi scaldo, ora mi state facendo, perché io va bene, rido, scherzo, ma va benissimo che voi diciate brava Valentina, vai, grande, sei grande, però ve l'ho già detto altre volte, a me che voi mi dite sei grande non mi serve. Nelle mie occasioni vi ho fatto toccare con mano quanto si può essere
forti, determinati e nell'applicazione della legge. Ecco perché non permetto a nessuno di dirmi che non siamo in legge, che non è questo e che non è quell'altro. Io l'altro giorno, ieri, ti ho fatto notare che quando ho chiesto alla gente della Digos siamo in uno stato di diritto o siamo in uno stato di polizia, mi è stato detto siamo in uno stato di diritto, la stessa risposta che mi è stata data dal giudice il 18 settembre 2023. Quindi non voglio sentire ancora dire queste immagini. E allora se tu hai queste informazioni, cioè queste informazioni, diciamo, nuove, che sono ancora la maggior parte di voi ancora sta permettendo di far credere che sia possibile un po' e un po', in modo tale che quando ci sarà la conversione in legge non potete più parlare e vi farete male voi, a noi probabilmente ci metteranno alla gogna e non è un problema, perché noi a costo della nostra vita continueremo a portare avanti la verità, e questa è la dimostrazione. Non ci ha fermato nessuno, ma ve le siete fatte due domande? Le ganasce non ce l'abbiamo. Siamo noi che abbiamo scelto di stare fermi. Ma io sono d'accordo con te, Valentina. Sono perfettamente d'accordo con te. Dovevate arrivare tutti, perché nonostante la prova ad usare un'azione di forza nei miei confronti ieri, non è stato fatto niente. Dovevate arrivare tutti. Ma che cosa Valentì, state aspettando? Cosa? Valentì, i giudici, Valentina, i giudici la conoscono benissimo la legge, e che purtroppo molto spesso non la applicano perché sono in disonore, capisci? Non la conoscono. Addirittura ci sono stati molti casi in Italia che il giudice è preso, è uscito e non è più tornato. Ti fermo un attimo perché una volta per tutte ora scacciamo anche questa. Dopo tutto quello che sto dicendo, sentirmi dire che i giudici sono in disonore, veramente, io ancora una volta dico viva viva l'agenda 2030, viva viva che il governo fa quello che sta facendo, viva, perché lo meritiamo, l'ignoranza che ci soccombe ce lo fa meritare. Certo, perché noi siamo goim, animali parlanti. No, allora, a me piace l'italiano, sono in Italia, quindi cerchiamo di parlare in italiano. Allora, sì, ma non è un termine inglese. Sono usciti dalle aule. Il giudice esce dall'aula perché fa credere a voi che quella scenetta che state facendo è reale. Perché siete funzionali al sistema. E ancora non lo volete capire. Questa storia che state portando avanti da anni, ma vi volete fare due domande perché non siete arrivati al dunque? No, non ve le fate due domande. Continuate, avete aggiustato un po' la quadra, perché poi qualche cosa da Valentina l'avete preso, e allora avete aggiustato un po' la quadra e state cercando tutti di mettere a posto quello che non era arrivato a buon fine in questi anni. In realtà siete funzionali al sistema, mettetevelo in testa, siete serviti al sistema, vi stanno facendo credere ancora una volta in questo momento che sì, è vero, sì, è tutto vero. Sapete perché? Perché siete cittadini italiani, state raccogliendo nel bacino gente, perché la gente ancora continua a fare ciò che qualcun altro gli dice. E poi, nella conversione in legge dell'identità digitale, riprenderanno tutti. Punto. Questa è la verità. Detto questo, ti chiedo una cortesia. Io ora mi devo lasciare, perché ho bisogno di prendere aria. Perché io credo sempre che bastino poche parole per poter capire, invece mi rendo conto ancora una volta che niente, stiamo ancora a chiacchierare. Ti saluto, ti ringrazio, soprattutto saluto tutti voi. E ci vediamo più tardi. Buon pomeriggio.